La nuova classificazione rappresenta uno strumento clinico fondamentale ed innovativo per diversi motivi. Rende applicabile la classificazione anche ai non specialisti, che devono tuttavia porre diagnosi di malattia parodontale e devono essere capaci di spiegare al paziente la presenza di un eventuale quadro di malattia e la necessità di trattamento. Semplifica la diagnosi basandosi su criteri di stadiazione e grado di sviluppo della malattia, oltre che renderla più intuitiva, ma certamente oggettiva. L'introduzione di staging e grading facilita la classificazione diagnostica e piani parodontale multidimensionale fornisce la diagnosi personalizzata e piani di trattamento su misura per ogni paziente. Rende possibile inoltre l'inquadramento della condizione clinica rilevata, ovvero salute o malattia, stabilendo il rischio di possibile evoluzione e definendo alcuni fattori in grado di modulare questi fattori di rischio. Sono tutte novità che permetteranno una gestione ottimale e personalizzata per ogni paziente e una comunicazione precisa ed efficace sulla specifica condizione. Il grande lavoro che la comunità scientifica internazionale ha cercato di fare è stato di standardizzare il più possibile ed in modo chiaro la diagnosi parodontale, favorendo lo scambio di informazioni tra clinici con un linguaggio universale. Nell'ambito del quinto capitolo del manuale operativo per igienisti dentali, spero di essere riuscita a riportare in modo sintetico, ma esaustivo, le più importanti novità della nuova classificazione. Buona lettura a tutti.